Noi abbiamo riunito oggi un tavolo istituzionale che è quello previsto dalla legge, che ogni semestre è tenuto a fare, a cura del sottoscritto che lo presiede, una relazione al governo sullo stato di avanzamento dei lavori. Nell'occasione odierna il commissario ci ha anticipato appunto l'esito di questa progettazione preliminare, che si chiamava così una volta, oggi è progetto di fattibilità tecnica economica. Con il quale cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, finalmente questo, diciamo, lungo lavoro portato avanti con il commissariamento del tema dell'acquifero del Gran Sasso per la sua messa in sicurezza, ha terminato tutta la lunga fase di acquisizione di elementi conoscitivi, di studio, di analisi, di verifica dell'attuale consistenza dei manufatti, di come funziona quella rete, quel sistema e così via. E si prefigura finalmente una soluzione che può compartimentare tutti e tre i segmenti, dalla captazione dell'acqua potabile, i laboratori del Gran Sasso e l'attraversamento autostradale attraverso il trafolo, rendendo tutte e tre queste vicende assolutamente autonome e indipendenti l'una dall'altro, anche se coesistenti all'interno di uno stesso, lo chiama Gisogni, un condominio impossibile. Noi dobbiamo rendere possibile la convivenza in questo condominio di fatto e dargli anche delle regole che consentano di farlo nella sicurezza di tutti, a cominciare dalla sicurezza dell'acqua potabile che va nei nostri acquedotti, che è già tuttora molto sicura, perché voglio tornare a dire che gli acquedotti GSA e Ruzzo sono tra gli acquedotti più vigilati e meglio monitorati d'Italia e del mondo. E quindi l'acqua che scorre nei rubinetti serviti da questi due consorzi è un'acqua assolutamente sicura